avere a che fare con la fisica e comprenderla dovrebbe essere un diritto e una possibilità per tutti. È per questo che c'è la ricerca in didattica della fisica. Io sono Ilaria De Angelis e lavoro all'Università Roma III, al Dipartimento di Matematica e Fisica. Se sei interessato a questa linea di ricerca, puoi venire da noi, è il posto giusto dove farlo. Qual è il laboratorio della ricerca in didattica della fisica? Sono proprio le attività che facciamo verso l'esterno, dove riversiamo quello che impariamo qui all'università, quello che scopriamo nella ricerca in tutti gli altri settori e cerchiamo di comunicarlo a chi non ha tutte le basi che invece forniamo nel corso di laurea in fisica. Quindi, per esempio, gli studenti, che sono sicuramente il pubblico principale per chi è interessato a fare la didattica della fisica. Infatti, qui all'Università Roma III abbiamo attivi ben due progetti, i due progetti nazionali più importanti, il Piano Lauree Scientifiche e il progetto LSOSA. Con le scuole quindi facciamo tantissime attività, ma anche con le scuole medie, che è l'altra classe di concorso, diciamo, dove prepariamo i nostri studenti in didattica della fisica. Qui da noi imparerai a comunicare con i ragazzi delle medie, delle superiori, ma anche con un pubblico generico, i bambini dell'asilo, delle elementari, oppure le persone interessate a sapere un po' di fisica. Questo fa la ricerca in didattica della fisica. Nuove strategie, nuovi modi per andare a comunicare qualcosa che abbiamo avuto il privilegio noi di imparare anche all'università a chi invece non ha avuto ancora questa possibilità oppure ha scelto altre strade.